Amici internauti di QDS.it, bentrovati. Il 2011 si è aperto in Sicilia all'insegna del sangue, delle morti sul lavoro. Gli incidenti mortali, infatti, ci hanno riguardato da vicino. Primo, quello a Santa Venerina, presso la fabbrica di fuochi d'artificio, dove hanno perso la vita due persone, due operai. E di recente a Messina, proprio nei giorni scorsi, quello di un lavoratore che è stato travolto da un treno mentre lavorava. Torna quindi drammaticamente d'attualità il problema della sicurezza sui posti di lavoro, ma le imprese isolane non si dimostrano essere preparate a questo importantissimo tema. Innanzitutto risultano essere troppo pochi gli ispettori del lavoro in servizio in Sicilia e soprattutto il settore dell'edilizia quello ad essere più colpito. Infatti, secondo i risultati del piano di vigilanza del governo per la tutela del lavoro, venuto fuori che circa il 48% dei cantieri edili siciliani presentano delle irregolarità. In effetti, 200 nuovi ispettori per 170.000 cantieri sono decisamente troppo pochi. E così le irregolarità sono numerose e restano incontrollate. Diciamo che inoltre, la regione aveva preparato nel 2005 qualcosa come 90 ispettori per inserirli in organico, ma ad oggi soltanto 4 sono entrati in servizio. Inoltre, del parco di 209 ispettori, circa la metà resta dietro le scrivanie a fare lavoro d'ufficio, quindi amministrativo, e scende così in strada soltanto poco più di 120-130 ispettori di lavoro. Per questo motivo, si continua a morire nei cantieri e nelle imprese isolane. Inoltre, una recente indagine che si è effettuata dall'Accredia, che sarebbe l'ente che accredita le imprese per la qualità e per la sicurezza, ha messo in evidenza come in Sicilia, nell'ultimo anno, soltanto 57 imprese si sono dotate dell'accreditamento di qualità e sicurezza sui posti di lavoro. Questo dimostra appunto uno scarso interesse nei confronti di questo tema, per cui servirebbe sicuramente una maggiore formazione. Infine, chiudiamo il nostro intervento con una curiosità purtroppo amara che ci lascia ancora una volta l'amaro in bocca. Il 12 di gennaio, infatti, era previsto il Click Day per partecipare ad un bando online dell'INAIL che metteva a disposizione per tutta la nazione 60 milioni da spendere in sicurezza sui posti di lavoro. Gli imprenditori siciliani hanno atteso con impazienza questo momento, questa ora che era fissata addirittura per le ore 14, ma al momento di collegarsi al sito dell'INAIL alle ore 14 del 12 gennaio, la beffa, il sito era inaccessibile e quando è tornato accessibile dopo circa un'ora, i 60 milioni erano stati polverizzati, già distribuiti agli imprenditori del Nord Italia. Questo ha creato una serie di polemiche su cui soltanto adesso si sta cercando di fare chiarezza. Sapremo nei prossimi giorni cosa è accaduto e se ci sarà ancora possibilità per gli imprenditori siciliani di poter tornare ad utilizzare parte di questi fondi. Vi terremo informati su questo. Alla prossima, amici. QDS, quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.